a svolgere un'azione di riflessione sullo scacchiere. Quanto pesa oggi, a parere suo, questo intervento della Chiesa? Quanto pesano i profeti? I profeti sono quelli che indicano una situazione, che indicano un pericolo. Abbiamo visto, per esempio, Giovanni Paolo II, in fondo, ha fatto una testimonianza battendosi contro la guerra dell'Iraq, che poi si è dimostrata giusta, perché la guerra dell'Iraq, l'invasione dell'Iraq è stato un disastro, ha in realtà aperto la strada ad un'ulteriore fiammata terroristica, ha aperto la strada al crearsi dell'ISIS, e quindi da questo punto di vista, per esempio, l'atteggiamento di Giovanni Paolo II è stato importante come segno, anche per non creare, diciamo, l'idea che tutto l'Occidente, tutta la cristianità fosse contro l'Islam. Ecco. E oggi Francesco, da parte sua, sottolineando la necessità di una forte collaborazione degli uomini di tutte le culture, di tutte le religioni, credenti e non credenti, beh, rende perlomeno, offre uno stimolo di riflessione a quanti vogliono creare delle società in cui sia rispettato il pluralismo, in cui siano rispettati i diritti delle minoranze e anche in cui ci sia una maggiore giustizia sociale. E questo è un grande problema del mondo contemporaneo. Certo. In futuro praticamente vediamo dei scenari che però cambiano continuamente. Cioè, per esempio, i rapporti con Israele hanno avuto dei cambiamenti interessanti nel mondo, secondo lei, tra Israele e i paesi vicini e confinanti. Beh, sono importanti questi accordi che sono stati firmati negli ultimi tempi, ma è stata assolutamente rovinosa la politica del presidente Trump, che ha incoraggiato invece il governo Netanyahu a non aprire un dialogo reale con i palestinesi per creare questo Stato palestinese che va creato. Sono due popoli che vivono in una terra, è giusto che ogni popolo in sicurezza e libertà possa avere la sua autonomia. Più si trascina questa situazione e più la situazione si incancrenisce. È importante che Biden adesso sia tornato sulla linea due popoli, due stati. Dunque, e per quanto riguarda la Turchia, cioè, prevede, sì, che cosa hai dice Mi pare che la Turchia ha parlato con grande chiarezza il presidente del Consiglio Draghi pochi giorni fa. La Turchia sta vivendo una involuzione perché è stata per tanti decenni una società molto laica in cui c'era anche parecchio spazio a donne, alla crescita, all'emancipazione delle donne. E invece in questo momento sta subendo un'involuzione sia sul terreno democratico, sia con un incoraggiamento di un fondamentalismo religioso che non aiuta certamente. Dunque, nella sua vasta pubblicazione, per approfondire, noi abbiamo indicato dei testi su indicazione. Quale potrebbe essere il consiglio da dare a chi vuole continuare a seguire dei fatti e una strategia che praticamente prepara i tempi nuovi, cioè se non altro ci fa vedere gli scenari su cui operiamo? Beh, stasera partiamo da questo libro che si chiama Francesco, La peste e la rinascita. E poi ci sono due libri che ho scritto insieme ad altri, ma due libri dedicati a Papa Francesco, che sono il primo, Francesco tra i lupi, e l'altro, La solitudine di Francesco. Ecco, credo che i titoli parlino già di per sé, perché Francesco tra i lupi indica che all'interno della Chiesa c'è una forte componente conservatrice, tradizionalista, anche reazionaria, che si salda anche all'esterno della Chiesa con forze economiche che non sono assolutamente d'accordo con i discorsi di giustizia sociale che fa il Papa.
E la solitudine di Francesco, che è quello più recente, mostra appunto la difficoltà del Papa di introdurre una serie di riforme, mostra i passi avanti, mostra gli stop, mostra i zigzag. Insomma, è un terreno vivo in cui Francesco si muove. Abbiamo qui la teologa Marinella Perroni, che giustamente nota quante volte Francesco vuole aprire una porta e come poi ci siano delle forti reazioni per impedirgli di fare questo. Abbiamo avuto un esempio, per esempio, nella volontà del Papa di aprire un discorso sul diaconato femminile, che è stato stoppato. E allora, per esempio, Francesco, diciamo, muovendosi a zigzag, ha messo una serie di donne in posizioni importanti all'interno della Curia Vaticana, diciamo all'interno del governo vaticano. Però, per esempio, adesso si era posto il problema se benedire le unioni delle coppie gay, e subito, diciamo, la parte più conservatrice ha premuto e ha fatto sì che venisse pubblicato un documento con il consenso di Francesco, diciamo che è stato un consenso politico, che blocca la possibilità della benedizione alle coppie gay. Quando poi noi sappiamo che su questo la Chiesa è divisa, già in Germania, in Belgio, vescovi e sacerdoti hanno detto no, se questa è un'unione di vita, se questa è un patto di solidarietà, perché non dobbiamo benedirlo? Facciamo la benedizione delle moto, in certe chiese c'è la benedizione degli animali, cappellani militari vanno a benedire le armi, è assolutamente un controsenso impedire la benedizione di un progetto di vita di due persone. Dunque, tutta la situazione in movimento, e questa è la cosa che la rende affascinante. C'è un'immagine, noi abbiamo vissuto di immagine negli ultimi anni, pensiamo Kennedy che viene assassinato, la bambina che piange nel Vietnam, che corre sotto le bombe al napalm, il primo uomo sulla luna. Credo che quella sera del 27 marzo dell'anno scorso sia un'immagine che rimanga nella memoria di tutti i contemporanei. E rimane perché Francesco si è fatto voce in quel momento delle paure, delle angosce, del bisogno di solidarietà e di speranza di milioni di uomini e donne, perché non bastava solo il discorso affidato ai medici, ai scienziati, ai politici, alle statistiche o alle bare che noi vedevamo alla televisione. Ed è stato interessante che Francesco non abbia parlato di punizione di Dio, non abbia parlato ex cathedra, non abbia fatto un discorso genericamente consolatorio, ma abbia sottolineato l'importanza della libertà di scelta degli uomini e delle donne del XXI secolo. Ha detto: non è l'ora del giudizio di Dio, è l'ora del nostro giudizio. Siamo noi che dobbiamo decidere cosa conta, che cosa è superfluo, che cosa è importante, che cosa danneggia. Francesco ha detto che non ci si salva da soli. Francesco parla a tutti, abbiamo già capito qual è la particolarità di questo pontefice. Parla ai credenti, ai non credenti, agli ebrei, ai musulmani, ai teisti, agli agnostici, agli atei. Ed è il primo leader che da subito, il primo leader internazionale, che da subito abbia posto un problema fondamentale, il problema del dopo, lo diceva già adesso Marinella Perroni. Abbiamo già 3 milioni di morti, abbiamo oltre 130 milioni di contagiati. Da questa crisi, dice Francesco, non si esce come prima, si esce o meglio o peggio. Quindi è un momento di spartiacque, e guarire, che è il tema di questa serata, è una parola importante, non è andrà tutto bene, che è un modo un po' infantile di consolarsi. Non è neanche torniamo alla normalità, perché bisogna chiedersi quale normalità. Francesco da tempo, e anche in questa crisi, sottolinea l'esistenza di una cultura dello scarto, in cui vengono lasciati ai margini o i troppo vecchi o i troppi giovani, il precariato di massa. Abbiamo stagisti di 55 anni, il caporalato, in India è aumentato quest'anno la schiavitù. Nel mondo ci sono le nuove schiavitù, ricorda Papa Francesco. Nuove schiavitù che possono essere di lavoro, possono essere sessuali. Non è più
la ragazza finita male o il ragazzo finito alla stazione Termini, sono decine di milioni che vengono trasportate da un continente all'altro per un'industria sessuale. Nel mondo ci sono i problemi dell'emigrazione, delle crescenti disuguaglianze. È già stato calcolato che dopo questa crisi ci saranno oltre 100 milioni di poveri in più. Ogni anno a Davos c'è una grande riunione dell'elite economica, politica, mediatica, e c'è una grossa organizzazione caritativa che si chiama Oxfam, che arriva con il rapporto sulla disuguaglianza. Bene, l'ultimo rapporto dice che 2.000 persone posseggono quanto 4,7 miliardi del pianeta, oltre la metà. E Francesco ha voluto ricordare proprio durante il primo quadrimestre del 2020 che non c'erano soltanto i morti di Covid, ma che nei primi 4 mesi dell'anno scorso erano già morti 3 milioni e 700 persone di fame. Allora Francesco dice: il dopo deve essere appunto una rigenerazione. Il dopo non può essere come prima, perché questa economia, lui lo ha detto varie volte, questa è un'economia che uccide. Il paradigma tecnocratico e la ricerca del profitto senza regole, dice Francesco, schiaccia la società e schiaccia la politica. Questo non significa non difendere la libertà del mercato. Francesco è assolutamente a favore della libertà del mercato, ma ricorda che esiste un'economia sociale di mercato, che poi è stata la grande invenzione dell'Europa nel dopoguerra, dopo il disastro del 1945. Io ho ritrovato tra gli antichi doveri della massoneria un'espressione molto puntuale, cioè impegnarsi per il perfezionamento dell'uomo e della famiglia umana. E mi ha ricordato proprio quello che è un concetto della dottrina sociale della Chiesa, che è quello del bene comune della famiglia umana, che per la dottrina sociale dei papi dal Concilio Vaticano II in poi, quindi degli ultimi 60 anni, deve essere poi la stella polare del sistema economico sociale. Allora per Francesco la rinascita non significa rimettere in piedi un cadavere, lasciando le cose come stanno. Anche il nostro presidente del Consiglio Draghi, presentandosi in Parlamento, ha detto: non è come andare all'interruttore e accendere la luce, no, bisogna ricostruire qualche cosa di nuovo. Rinascere significa rigenerare, cioè ci deve essere un corpo sociale nuovo. E quali sono i 3 punti su cui batte Francesco? Primo, costruire una società inclusiva, superando le disuguaglianze, battendosi per superare le disuguaglianze. Secondo, lavorare per uno sviluppo sostenibile. La teologa Marinella Perroni ha già sottolineato l'importanza dell'enciclica Laudato Si di Francesco, che non è un'enciclica verde così per amore della moda, ma è un'enciclica che in maniera molto puntuale sottolinea il nesso fra degrado naturale e degrado sociale. Vanno di pari passo. Seconda questione. Oltre allo sviluppo sostenibile, la terza, affrontare insieme a livello mondiale in maniera multilaterale, e lì il Vaticano è contento che ci sia stato questo cambio di amministrazione negli Stati Uniti, per cui si torna al multilateralismo. Pensiamo agli Stati Uniti, si sono ritirati dall'accordo con l'Iran, si sono ritirati dall'accordo sul clima sotto Trump, si stavano ritirando dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ecco, tornare ad un lavoro multilaterale, possiamo dire, per la famiglia umana, affrontando i problemi dell'emarginazione, delle nuove schiavitù, dell'emigrazione. E questa consapevolezza di una nuova socialità del sistema economico-sociale in realtà si sta facendo strada anche in altri settori. Per esempio nel 2019 in America, negli Stati Uniti, un'organizzazione che si chiama Tavola Rotonda del Business Round Table, che riunisce 200 imprese, fra cui la JP Morgan, Amazon, Apple, General Motors, Boeing, ha pubblicato un documento in cui sottolineava la necessità
di una nuova attenzione non soltanto agli interessi degli azionisti, ma anche al compenso equo dei lavoratori, al rispetto della loro dignità, alla cura della comunità in cui è inserita un'impresa, ad un rapporto equo con i fornitori. Quindi da questo punto di vista si va facendo strada anche una riflessione in ambienti che non sono solo quelli, diciamo, etici o religiosi. E su tutto c'è un imperativo, e concludo questo breve focus. C'è l'imperativo che è il logo di Francesco, quello che lui ha detto all'inizio di quest'anno: o siamo fratelli o ci distruggiamo. Ecco, nel flauto magico, che è la trasfigurazione ideale di Mozart, degli ideali della massoneria del suo tempo, c'è un brano, un'aria in cui dice: se l'uomo cade, noi lo riportiamo alla luce, cioè lo riportiamo alla sua dignità. Chi è caduto va riportato alla luce, e Francesco dice sempre: dobbiamo occuparci di chi cade dall'altro lato della strada. Quello che succede sul marciapiede di fronte non ci può essere indifferente. In questo documento di cui parlavo prima, il primo documento sottoscritto fra Chiesa Cattolica e mondo dell'Islam ad Abu Dhabi, la prima volta dopo 1500 anni di tensioni, di guerre, di armistizi, di conflitti, è sottolineato un elemento fondamentale. Il primo è il rifiuto di qualsiasi violenza in nome della religione, in nome di Dio. Ma il secondo è che l'altro è un fratello da sostenere e da amare. A Ur, dove il Papa è stato, Ur dei Caldei, il luogo da cui per tradizione si è mosso Abramo, quindi il capo delle tre, il leader, l'ispiratore, il patriarca delle tre religioni abramitiche, Francesco ha ricordato di nuovo questo elemento. Il nome di Dio non va usato per uccidere, ma non bisogna mai perdere di vista il fratello. E la pandemia, ha detto Francesco, ci ha fatto comprendere che nessuno si salva da solo. E certo, anche oggi c'è la tentazione poi di fare da sé. Ma il si salvi chi può, dice Francesco, diventa poi il tutto contro tutti. E questo è peggio di una pandemia. Francesco parla spesso in un modo molto popolaresco e anche con ironia. Per questo, sapendo che è un momento spartiacque, ha detto: peggio di questa crisi c'è solo quello di sprecarla. Grazie. Professoressa Perroni è stata già citata, e volevo ricordare che lei insegna al Pontificio Ateneo Sant'Anselmo di Roma. È stata anche la prima presidente del coordinamento teologhe italiane, membro dell'Associazione Biblica Italiana e del Comitato Scientifico di Biblia, Associazione Laica di Cultura Biblica. Oltre a numerosi articoli e saggi di riviste e volumi collettivi, ha curato con Irene Grande avendo qualcosa da dire. Teologi e teologhe rileggono il Vaticano. Dunque, pregherei la professoressa Perroni di continuare dal suo punto di vista il discorso portato avanti fino adesso nell'introduzione. Grazie. Da Perroni, per favore. Sì, ecco. Cioè. Che cosa devo fare? Cioè, continuare. Sentiamo, dottoressa. No, perché c'è un messaggio qui che voglio capire. Che devo fare? Posso parlare? Sì, la sentiamo, dottoressa. Allora, benissimo. Allora, io vi ringrazio, vi saluto. Continuare il discorso di Marco Politi io non sono in grado assolutamente di farlo, perché Marco Politi ha fatto 80 viaggi al seguito dei papi e io non ne ho fatto nemmeno uno, cioè perché lui fa il giornalista e io faccio la teologa, anzi per sé facevo la biblista. Mi pare che il tema che ci aveva riuniti qui era piuttosto questo a partire dal libro di Marco Politi, Francesco, La peste e la rinascita, la pandemia, che cosa sta succedendo e che cosa, anche dal mio punto di vista, cioè dal punto di vista di una teologa cattolica, che cosa sta comportando questa malattia
della società e che cosa può significare avviare processi di guarigione. Allora, io mi limito naturalmente a poche osservazioni. Una rapida premessa: è chiaro che le religioni vengono investite da, inevitabilmente da questo tsunami che è la pandemia mondiale, e di fatto noi però siamo talmente presi da diciamo l'attenzione al nostro contesto che non è che ne sappiamo molto. Io, riflettendo a questo incontro di stasera, mi diceva: io non saprei per esempio cosa ha significato per l'Islam in diversi paesi, o sì, va bene, abbiamo saputo qualcosa di Israele con questa storia dei vaccini, ma non dell'ebraismo, abbiamo saputo di Israele, quindi non saprei dire che cosa ha significato l'impatto tra una crisi sanitaria così potente, prepotente, e le diverse religioni. E quindi mi attengo sia al libro di Piti, che ci mette bene nel contesto cattolico, e però poi mi limito anche a alcune considerazioni per quanto riguarda il contesto italiano. E un primo ordine di considerazione lo vorrei fare rispetto ai linguaggi, cioè certamente la pandemia è stato per molti di noi almeno, un confronto con un linguaggio totalmente nuovo, con un linguaggio non soltanto specifico, sanitario, clinico, eccetera, eccetera. Abbiamo avuto questo impatto, direi, non quotidiano, ma mille volte al giorno con virologi, eccetera. Ma anche il linguaggio di quello che è una crisi mondiale, enorme, nello stesso tempo capillare, che sembra che possiamo riuscire a controllare e poi di fatto ci sovrasta. Quindi è una realtà che ha un suo linguaggio interno. Cosa ha fatto la Chiesa Cattolica in Italia al primo impatto con la pandemia? Ma direi siamo rimasti abbastanza esterrefatti, perché, e da questo non si è tirato fuori neppure il Papa, ha tutto sommato spolverato vecchi linguaggi religiosi. Il Papa lo ha fatto con una forza e una, direi, anche un carisma personale che hanno consentito di non scadere poi di fatto. Marco Politi ha delle pagine molto belle su quel 27 marzo nella piazza San Pietro, livida e vuota. Invece i nostri vescovi, il nostro clero veramente ha dimostrato che non riusciva a entrare in questo, non soltanto nel mondo nuovo che già, diciamo, abbiamo vissuto in tutti questi ultimi decenni, ma tantomeno a entrare o a dialogare con un linguaggio nuovo come quello della pandemia. E abbiamo visto cose incredibili, abbiamo visto ostensori su furgoncini e ape, abbiamo visto crocifissi portati per le strade dei totalmente vuote dei paesi. E io non posso dire che cosa è stato fatto qui nella mia parrocchia, in un silenzio generale, ma anche in una non partecipazione, in uno sgomento generale, dimostrando una certa vera incapacità di rendersi conto o di dimostrare che il mondo, i cambiamenti che ci sono stati finora nel mondo, in qualche modo sono stati recepiti dalla Chiesa Cattolica. È stato un lessico verbale e non verbale che ha fatto emergere veramente le difficoltà e i limiti del confronto tra scienza e religione. C'è stato un problema, se ricordate, a parte di aperture, chiusure, diritto di partecipazione al culto, che veramente hanno dimostrato una difficoltà, se non vogliamo dire proprio incapacità, della struttura ecclesiastica
di trovare un, posso dire, un orizzonte di senso, anche religioso, a quello che stava succedendo. Io non dico che fosse facile, non dico che avrei saputo trovarlo, dico però che abbiamo misurato la difficoltà. Certo, la Chiesa Cattolica ha avuto un gran numero di morti, anche tra il clero, anche nel mondo delle religiose, eccetera. Ma noi abbiamo visto che prendevano il posto di quello che è nella mente un po' all'antica dei credenti, o perlomeno degli italiani, era il posto del prete, lo prendevano infermieri, medici che accompagnavano silenziosamente alla morte. E direi che tutto questo, almeno per quel che io riesco a percepire, non è stato elaborato pubblicamente. Non ha avuto, non ha trovato le voci di persone adatte a farne un momento di consapevolezza collettiva dei cattolici in Italia. Un secondo ordine di considerazioni, rapidamente, è quello della, posso dire, della ricerca in fedeltà a questo punto agli orientamenti che il Papa stava dando e sta dando alla Chiesa, non tanto, diciamo, all'emergenza pandemica, ma alla Chiesa in generale, una capacità di tessere poi una trama, per esempio, di riflessione, di pensiero pubblico. Io credo che ci sono dei luoghi, soprattutto in rapporto alla Laudato Si, che, cioè all'enciclica del Papa alla Laudato Si, che stanno in qualche modo continuando a quella grossa fatica di elaborazione, perché un'enciclica è un'indicazione, un vettore di idee, ma poi vanno assolutamente intessute. Dicevamo prima con Marco Politi, un Papa che non ha una Chiesa dietro non ha grande senso, non lascia tracce nella storia. Allora, certamente la, più che rinascita, ma potremmo dire la rigenerazione che può nascere anche per la Chiesa, se ci sarà, come tutti speriamo, un fine di questo dramma della pandemia, certamente noi abbiamo due indicatori di percorso che sono la Laudato Si e la Fratelli Tutti. La Laudato Si ci dice che quella bellissima frase che il Papa ha usato in quella famosa notte del 27 marzo, non possiamo essere sani in un pianeta malato. E quindi se vogliamo imparare a vivere da sani, perché noi siamo malati già da molto, la pandemia è solo l'ultima esplosione, certamente dobbiamo affrontare il tema, e non solo come tema, ma la realtà del pianeta malato. E questo mi sembra una linea di percorso assolutamente prioritaria. Ma poi Marco Politi lo ricordava adesso, con la Fratelli Tutti Papa Francesco ha dato la seconda linea guida, e cioè il pianeta non si sana da solo, gli esseri umani devono prima di tutto sanare la loro malattia, che è la mancanza di fraternità o l'incapacità a riconoscersi fratelli. E quindi appunto la Fratelli Tutti. Ecco, tutto questo secondo me sicuramente aprirebbe notevolmente una possibilità di ritrovare o di coniare nuovi linguaggi, anche per poter vivere il nuovo mondo che uscirà da questa situazione emergenziale. Ma il problema è chi è all'opera su questo, chi c'è tra le indicazioni carismatiche del pontefice e poi, per esempio, la Chiesa italiana.
la Chiesa italiana significa la struttura anche ecclesiastica, clericale, ma poi dov'è un laicato cattolico oggi in grado di recepire questo e di garantire una elaborazione che possa essere comprensibile anche a chi credente non è, che possa intervenire nel dialogo per la sanatio, proprio la sanazione, la guarigione del mondo. Allora, siamo in una situazione in cui forse è anche difficile pretenderlo, però forse dovremmo cominciare a porci la questione di quali saranno i soggetti deputati a intessere proprio quello che Francesco ha dato con grande slancio intellettuale, pastorale, di fede, teologico, e che però adesso, almeno per la Chiesa italiana, avrebbe bisogno di una recezione fattiva, pragmatica, che significa riuscire a trovare anche in questo momento di sospensione del tempo, di sospensione del senso, perché mi sembra che viviamo tutti in una sospensione del senso, insomma, cominciare a studiare in vista di a studiare delle possibilità, a studiare delle vie praticabili per sanare il pianeta e perché gli uomini lo abitino con relazioni fraterne. Tutto questo forse esula dal parlare sempre ossessivamente di vaccini, di numeri, e se l'Italia è al 14° posto, no, però al 12°, cioè significherebbe veramente avere un altro livello di elaborazione della nostra situazione, della nostra condizione umana attuale, che certamente non c'è, per esempio, negli strumenti nei mezzi di comunicazione, che sono piuttosto prigionieri invece dell'informazione quotidiana. Direi minuta, insomma, che poi cambia di momento in momento. Allora, niente, guarire la società, pandemia e rinascita, siccome credo che oltre più che rinascita, mi sembra che il libro di Marco Politi si concluda proprio con una frase di Papa Francesco: non si tratta di rinascere, ma di rigenerare, mi pare, no? Che sia. Insomma, una rigenerazione chiede ben altro motore, ben altro lavoro sotterraneo, ma insomma speriamo che prima o poi possiamo veramente parlarne, ecco, cioè cominciare a intravederlo e poterlo discutere. Grazie. Per cercare di ricollegarci facciamo vedere l'immagine seguente, quella dei compagnonaggio. Cioè, parliamo anche di momento particolare e influenza del mestiere. No, eccoci qua. Dunque, questa praticamente è un'immagine che riguarda il medico di Venezia in occasione della festa del 600. Vedete, ha una mascherina praticamente che è composta, questa forma a becco ricorda praticamente le nostre mascherine. E c'è un'altra immagine che proiettiamo, quella del globo con la mascherina. Ecco, vedete, mai è stato così veloce un fatto di questo genere che ha coinvolto tutto il pianeta. Prego, l'altra. Ancora l'altra. Ecco, questo è il libro praticamente su cui ci siamo mossi per fare il convegno, e poi un'altra immagine. Questa è un'immagine del 1480 che fa vedere i rapporti tra mestiere e filosofia del mestiere e potere. Sono i compagnoni praticamente che rappresentano i vari mestieri che nelle costruzioni che ricevono
una riunione rituale da parte del Gran Maestro degli Ordini Spedalieri di Rodi. E qui è la città di Rodi, l'isola di Rodi, che è difesa da questi bastioni. Praticamente, dunque, il compito del messiere è stato quello di sopportare la società dai pericoli, e queste sono le navi che sono fuori del porto, ma tranquille e con i bastioni che li difenderanno. È molto interessante il rapporto tra società di mestiere e contributo al rinnovamento e agli interessi della società. Facciamo vedere ancora un'altra immagine. Dunque, è stato fatto un accenno agli antichi doveri, e questo è un discorso che ci interessa molto, perché gli antichi doveri sono un elemento che deriviamo dalle associazioni di mestiere e che hanno avuto pensate questa immagine, questo testo degli antichi doveri che vi faremo sentire, interpretata dall'attore Brugnini, praticamente dimostra come è il nostro contributo di analisi ai fatti che sono stati elencati e soprattutto al messaggio dato in termini di fraternità e di apertura. Prego l'attore Brugnini di intervenire con la lettura di questo brano. Buonasera a tutti. Dunque, qui facciamo un bel salto di temporale, perché andiamo al 1723, le Costituzioni di Anderson, a proposito di fratellanza. Dunque lui le scrive dicendo che sono estratti dagli antichi documenti delle logge d'oltremare di Inghilterra, Scozia e Irlanda per uso delle logge di Londra, 1723. Da leggere quando si iniziano i nuovi fratelli e quando il maestro lo ritenga opportuno. Parla di religione e di fratellanza. Un muratore è tenuto per la sua condizione ad obbedire alla legge morale, e se egli intende rettamente l'arte non sarà mai un ateo stupido né un libertino irreligioso. Ma sebbene nei tempi antichi i muratori fossero obbligati in ogni paese ad essere della religione di tale paese o nazione, quale essa fosse, oggi peraltro, si reputa più conveniente obbligarli soltanto a quella religione nella quale tutti gli uomini convengono, lasciando ad essi le loro particolari opinioni, ossia essere uomini, uomini buoni e sinceri, uomini di onore, di onestà, quali che siano le denominazioni e le persuasioni che li possono distinguere, per cui la muratoria diviene il centro di unione e il mezzo per conciliare sincera amicizia fra persone che sarebbero rimaste perpetuamente distanti. Questo trovo che sia un sunto di ciò che oggi stiamo vivendo, delle divisioni volute da questa pandemia. Grazie. Dunque, passiamo ad un'altra immagine che praticamente ci introduce il discorso con il professor De Masi, un discorso di grande interesse, considerando l'aspetto anche dell'istituzione come gruppo primario. Qui ci sono una serie l'ultimo lavoro del professor De Masi è stato quello sul lavoro diviso e sul lavoro praticamente sulla possibilità di modificare le condizioni di lavoro, e questi appunto sono degli esempi di questo. Ma il concetto che ci ha colpito molto è stato il discorso dell'analisi di gruppi sociali e del comportamento che i gruppi sociali possono dare anche al cambiamento. Prego, professor De Masi. Intanto anche io ringrazio molto della vostra cortesia per avermi invitato, e parto a mia volta da una frase che è stata già citata e che è nella quarta di copertina del bel libro di Marco Politi, e che dice appunto: da una crisi come questa non si esce uguali come prima,
si esce o migliori o peggiori. Io credo che i buoni usciranno migliori, i cattivi usciranno peggiori. Ma questa frase è applicata a singole persone, può essere anche applicata a interi settori, nel caso specifico il settore del lavoro, il quale è in forte trasformazione per una serie di fattori, per il progresso tecnologico anzitutto, ma anche per la globalizzazione, per la diffusione della scolarizzazione e per la diffusione dei media. Sono tutti fenomeni che incidono su questo complessivo del lavoro e pongono, ci pongono di fronte all'antinomia tra due proposizioni, tra due affermazioni. La prima affermazione è quella della Costituzione italiana, che all'articolo 1 dice appunto che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Ebbene, nel 1955 una grande filosofa, Hannah Arendt, in un suo libro rimasto poi famoso e intitolato non a caso Vita attiva, si chiede appunto cosa avviene di una società fondata sul lavoro se per caso il lavoro viene a mancare. Ebbene, questa è proprio la situazione attuale. Un paese come l'Italia, che fonda la sua Costituzione sul lavoro, si ritrova nella condizione per cui il lavoro viene a mancare e quindi va completamente ristrutturata non solo la sua immagine, ma la sua organizzazione e la sua essenza. Bisogna tener conto che il lavoro è stato per secoli qualcosa di abietto, qualcosa di bestiale, qualcosa di degno solo degli schiavi. Questo dice Aristotele, il lavoro è qualcosa che riguarda solo gli schiavi. Questo dice Cicerone, tutta la società classica è stata basata sull'idea che il lavoro fosse una cosa da schiavi, che agli esseri umani liberi, cioè ai cittadini, competesse non il lavoro, ma competesse lo studio, competesse l'atletica, competesse l'arte. Un greco dell'epoca di Pericle a 40 anni aveva già assistito almeno a 300 rappresentazioni teatrali di autori come Sofocle, come Euripide e così di seguito. Bisognerà aspettare il 600, il 1600 dopo Cristo con Locke e poi il 1700 con Smith e poi il 1800 con Marx perché questi tre pensatori riabilitino il lavoro, che per Smith è addirittura la misura del valore di tutte le cose. Per sapere quanto vale qualcosa, quanto vale il mio telefono, quanto valgono i miei occhiali, quanto vale la mia automobile, devo sapere quanto lavoro ci è voluto per farlo, questo oggetto, e di che tipo di lavoro si tratta. E addirittura con Marx il lavoro diventa l'essenza dell'uomo. Il lavoro è ciò che l'uomo è ciò che fa, è ciò con cui si esprime lavorando. Ora, da quel momento in poi, il lavoro diventa fondamentale, ma a sua volta, pur essendo fondamentale, viene investito da almeno quattro ondate di progresso tecnologico. Il primo è quello delle macchine meccaniche agli inizi dell'Ottocento, il famoso telaio meccanico inglese con cui l'Inghilterra diventerà il paese industriale più potente del mondo. Poi, un centinaio di anni dopo, la seconda ondata, non più le macchine meccaniche, ma le macchine elettromeccaniche, quindi l'automobile, quindi il tornio automatico e così di seguito. Cioè la potenza dinamica della macchina non è più il vapore, non è più la forza umana, non è più la forza animale, ma è l'elettricità. E poi passano ancora una settantina d'anni e arriva una nuova ondata, che sono le macchine digitali. E infine, i giorni nostri, una quarta ondata, cioè l'intelligenza artificiale.
Ognuna di queste ondate ha modificato profondamente il lavoro, il quale praticamente viene via via sottratto all'uomo e trasferito alla macchina. Vengono trasferiti alla macchina soprattutto i lavori faticosi, i lavori noiosi, i lavori ripetitivi, i lavori pericolosi, quindi il lavoro tipicamente bestiale. E come primo tipo di lavoro viene trasferito alle macchine il lavoro operaio, che è più faticoso. Bisogna pensare che nella metà dell'Ottocento la città industriale più famosa, più industrializzata del mondo era Manchester, il 94% dei lavoratori erano operai e solo il 6% era fatto di impiegati, di manager, di funzionari e di dirigenti. Bene, oggi la situazione è completamente diversa. Non solo occorrono molte meno ore di lavoro per produrre più beni e più servizi, ma queste ore di lavoro sono solo per un terzo di lavoro operaio, un altro terzo è di lavoro impiegatizio, un altro terzo è di lavoro creativo. Ma anche il lavoro impiegatizio sarà corroso dalle macchine e sempre più i computer fanno lavori che prima facevano gli impiegati. E sempre più nel prossimo futuro l'intelligenza artificiale sottrarrà lavoro perfino ai creativi. Il nostro secolo del lavoro è connotato dall'effetto congiunto di biotecnologie con cui vinceremo molte malattie, di intelligenza artificiale con cui sostituiremo molto lavoro intellettuale, di nanotecnologie con cui gli oggetti si relazioneranno tra loro e con noi, di stampanti 3D con cui costruiremo in casa molti oggetti. E poi c'è il riconoscimento vocale, le piattaforme e soprattutto l'informatica, la quale è guidata praticamente dalla sua cellula primordiale, che è il microprocessore, il quale ha come caratteristica di raddoppiare la potenza ogni 18 mesi. Si pensi che le automobili per raddoppiare la loro velocità hanno impiegato 70 anni. Quindi l'informatica ha una praticamente una influenza torrenziale sul lavoro, sottraendo lavoro agli esseri umani e delegandolo alle macchine informatiche. Ma appunto produrre più beni e più servizi con meno lavoro umano, questa è la civiltà, in modo che si liberi il tempo e invece di essere dedicata al lavoro che spesso è poco gradevole ed è fatto solo per poterne ricavare di che vivere se stesso, il lavoratore e i propri familiari, e dedicarsi invece alle grandi, meravigliose possibilità del tempo libero. Naturalmente tutto questo galoppa con la velocità della informatica e vediamo un po' le date. Internet è stato inventato nel 1969, quindi chi oggi era nato in quell'anno oggi ha 50-52 anni. Google è nato nel 1997, quindi oggi chi è nato quell'anno ha appena 22-23 anni. Instagram addirittura è stato inventato nel 2010, quindi chi è nato quell'anno oggi ha 11 anni. Come si vede sono tutte ondate progressive di tecnologie che arrivano a appropriarsi del lavoro umano, per cui il lavoro finisce, va finendo, si riduce sempre di più e nello stesso tempo però aumenta il numero dei lavoratori. Quindi che fare? Le trasformazioni che si hanno in questo caso sono di vario tipo. Anzitutto appunto la riduzione del lavoro, per cui bisogna ridistribuirlo. In Italia si lavora 1800 ore all'anno, ogni italiano lavora in media 1800 ore e noi abbiamo soltanto il 58% di occupati. In Germania invece un tedesco lavora 1400 ore, cioè 400 ore in meno di un italiano, per cui riescono ad occupare l'87% dei tedeschi. Quindi il primo problema è la riduzione dell'orario di lavoro. La seconda cosa, come ho detto, il lavoro si intellettualizza, cioè è fatto sempre più di lavoro intellettuale,
che non di lavoro manuale, di lavoro fisico. Un'altra cosa è che il lavoro si femminilizza. Bisogna tener conto che nel 2030, cioè fra 9 anni, in tutto il mondo il 60% dei laureati e il 60% dei possessori di master saranno donne. Quindi ci sarà sicuramente uno spostamento dell'asse del potere dalle mani maschili alle mani femminili. Ma poi c'è un'altra caratteristica del lavoro, è che si digitalizza sempre di più. E il fatto che si digitalizza, cioè che può essere fatto con i computer, consente la possibilità di destrutturarsi. Che stiamo facendo noi in questo momento? Beh, stiamo facendo un'attività stando distanti l'uno dall'altro, distanti magari centinaia, migliaia di chilometri. Potremmo stare anche agli antipodi e ciononostante parlarci, vederci, scambiarci idee, scambiarci immagini, scambiarci suoni, scambiarsi impressioni. L'altro elemento importante è che il lavoro sempre più si trasforma in lavoro creativo. Il lavoro esecutivo viene dato alle macchine e il lavoro che resta agli esseri umani, che non può assolutamente essere delegato alle macchine, è il lavoro creativo, che diventerà il nostro unico vero, vero prototipo. Bene, essendosi il lavoro intellettualizzato, potendo essere svolto anche a distanza grazie alle, ai prodigi dell'informatica e delle nuove tecnologie, significa che noi possiamo anche lavorare a distanza. E di qui quel fenomeno che in un primo momento è stato chiamato telelavoro e che oggi chiamiamo smart working, con una dizione piuttosto presuntuosa che significa lavoro intelligente. Ora, non basta spostare il luogo del lavoro per renderlo intelligente, tutt'altro, perché un lavoro sia intelligente deve essere capace di fare cose intelligenti in modo intelligente. Però lo smart working è un primo passo verso il lavoro intelligente. Perché? Perché tutti coloro che svolgono un'attività di tipo intellettuale, quindi non riguarda gli operai, riguarda gli impiegati, riguarda i manager, riguarda i dirigenti, riguarda i funzionari, tutti coloro che svolgono un lavoro cognitivo e che quindi sono slegati dal luogo in cui il lavoro è svolto, possono svolgere indifferentemente il lavoro in ufficio o altrove. Altrove significa la casa, altrove significa il giardino, altrove può significare il bar, la spiaggia, comunque si preferisce. Naturalmente non tutti i lavori consentono questo. Per esempio un barbiere non può telelavorare, deve stare vicino al suo cliente. Per esempio un chirurgo non può telelavorare. Ma io calcolo che su 23 milioni di lavoratori italiani, 7-8 milioni potrebbero lavorare. E in effetti oggi, in questi giorni, stanno lavorando a distanza, stanno telelavorando perché costretti dalla pandemia. Io spero che dopo si continui a prescindere dalla pandemia. Quindi ho detto, non tutti i lavori sono remotizzabili, sono fattibili a distanza. Secondo le nostre leggi lo smart working è facoltativo, cioè dipende dal lavoratore e dipende dall'azienda, se sono d'accordo si fa, altrimenti no. Il telelavoro è reversibile, cioè il lavoratore che lavora a domicilio o altrove comunque può tornare in ufficio quando vuole, e non sempre il lavoro a distanza riguarda 5 giorni alla settimana. Il più delle volte il lavoratore lavora a distanza 2-3 giorni alla settimana, il resto va in ufficio a lavorare con i suoi colleghi. Quali sono i vantaggi di tutto questo, di questa rivoluzione? Perché noi siamo abituati ormai a uscire di casa, milioni di persone, e andare in ufficio magari a 1-2 ore di distanza e a fare in ufficio le stesse cose che potremmo tranquillamente fare a casa senza muoversi. Ebbene, ci sono vantaggi per i lavoratori, ci sono vantaggi per le aziende e ci sono vantaggi per la città, per il territorio.
Quali sono i vantaggi per il telelavoratore? Alcuni sono ovvi: risparmio di tempo, risparmio di fatica, di stress, di soldi, di rischi per il pendolarismo. Pensate che il 40% delle morti per incidenti stradali dipende da pendolarismo, e il 60% degli incidenti stradali avvengono durante gli spostamenti tra casa e ufficio. Ma per il lavoratore c'è la possibilità di autoregolare i propri tempi, i propri luoghi, i propri ritmi di lavoro. Il mio capo mi dice di fare un certo lavoro entro domani sera, però decido io se farlo di giorno, di notte, se farlo tutto di seguito, se interromperlo per andare a prendere un caffè al bar o per andare a prendere i miei figli a scuola. E poi c'è un miglioramento delle condizioni di lavoro, perché a casa ho il mio frigorifero, a casa ho il mio bagno personale, anziché quello proprio da caserma che c'è di solito negli uffici. Ho la possibilità di persone di conoscere, oltre ai miei colleghi di lavoro, anche persone strane, vicini di casa, abitanti dello stesso quartiere. Ma soprattutto si riduce la separatezza tra lavoro e vita, tra vita familiare e vita lavorativa. Si ricrea quello che avveniva nelle botteghe fiorentine del Rinascimento, quando si lavorava in casa e la casa era consona al quartiere e il quartiere era consono alla città. Quali sono i vantaggi per l'azienda? Per l'azienda, anzitutto, la riduzione dei costi fissi per gli edifici, per le postazioni di lavoro, per l'illuminazione, per il riscaldamento, per l'aria condizionata, per la pulizia, per la manutenzione. Risparmi enormi, perché oggi i suoli e gli edifici dove si lavora, cioè adibiti ad uffici, hanno costi proibitivi. Ma poi soprattutto aumenta la produttività. Ecco, tutte le ricerche hanno dimostrato che lo stesso tipo di lavoro fatto in ufficio o fatto in smart working, facendolo in smart working, la produttività aumenta del 15 o del 20%, che è proprio il nostro gap con la Germania. Quindi questo ci consentirebbe di colmare il gap che abbiamo con la Germania. E ci poi sono i vantaggi per la collettività. Riduzione delle ore di punta. Sappiamo qual è il congestionamento del traffico in alcune ore della giornata, per cui si perdono tempi infiniti, sprecati stando in macchina, blindati dal traffico. E poi c'è un migliore utilizzo dei trasporti pubblici e privati, c'è minore spese per la manutenzione stradale e poi c'è soprattutto un minore quantitativo di CO2, cioè minore, assolutamente minore rovina del nostro pianeta, del nostro ambiente, migliore ecologia. Ma secondo me, e mi avvio alla conclusione, c'è soprattutto una modalità completamente più felice di lavoro. Perché praticamente il lavoro di tipo industriale, quello che aveva teorizzato Taylor agli inizi del Novecento a Filadelfia e poi Henry Ford agli inizi sempre del Novecento a Detroit, era un lavoro, come dice Ford proprio nella sua autobiografia, un lavoro drasticamente diviso. Lui dice: quando lavoriamo dobbiamo lavorare, quando giochiamo dobbiamo giocare. Non serve a nulla cercare di mescolare le due cose. L'unico obiettivo deve essere quello di svolgere il lavoro e di essere pagati dopo averlo svolto. Ecco, io invece credo che sia l'opposto. Noi dobbiamo riuscire a fare un lavoro che è nello stesso tempo studio, che è nello stesso tempo divertimento, che è nello stesso tempo vita. Come lavoro dobbiamo produrre ricchezza, ma nello stesso tempo possiamo studiare creando conoscenza e poi nello stesso tempo ancora possiamo divertirci creando benessere. E io trovo che
il pensiero che corrisponde di più a questa mia modalità ideale di lavoro è il pensiero della filosofia Zen, il quale pensiero dice, e con questo concludo, dice: chi è maestro nell'arte di vivere distingue poco fra il suo lavoro e il suo tempo libero, distingue poco fra la sua mente e il suo corpo, fra la sua educazione e la sua ricreazione, fra il suo amore e la sua religione. Con difficoltà egli sa cos'è una cosa. Lui persegue semplicemente la sua visione dell'eccellenza in qualsiasi cosa faccia, lasciando agli altri decidere se stia lavorando o se stia giocando. Lui pensa sempre di fare entrambi le cose insieme. Ecco, io credo che questo è il futuro del lavoro. Una attività umana prevalentemente creativa in cui è difficile distinguere, mentre lo facciamo, se stiamo lavorando, se stiamo studiando, se stiamo giocando, e tutto il resto lo facciano le macchine. Ti ringrazio. Grazie professore. C'è il dottor Pergola che è pregato di fare questo ultimo intervento di collegamento, poi ci sarà il gran maestro che prenderà la parola con qualche aggiunta che faremo. Pregherei il dottor Pergola. Sì, ma guarda, poche considerazioni, no? Io da un po' di tempo ho ideato con parecchi colleghi accademici e clinici la polis analisi. Polis in antica Grecia, sappiamo, voleva significare città, quindi è un'analisi e anche una cura dello spazio di convivenza comune. Da dove sono partito? Dal fatto che quello che succede nelle società non è soltanto politica, economia, architettura, ambiente, non è nemmeno religione, è psicologia. Tutto ciò che è là fuori è noi, e noi siamo psiche. I fatti storico-sociali, dal mio punto di vista, sono essenzialmente fatti psichici, e ogni situazione sociale problematica è espressione di un parallelo problema psichico che è presente in milioni di individui. Problema che è in gran parte inconscio e che lo rende ancora più pericoloso. Oggi più che mai l'accumulo di insensibilità e crudeltà verso il mondo e se stessi evidenzia come ogni problema politico-sociale può essere affrontato solo tramite una cura psicologica della stessa configurazione sociale, che è il vero paziente, oltre che del singolo. Comunità dovrebbe derivare da cum munus, messa in comune di funzioni, compito, dono da condividere. Oggi purtroppo invece sembra che ci sia un fraintendimento, sembra che derivi da cum menia, condivisione di muri. Allora vediamo perché, secondo questa polis analisi. La diagnosi è una perdita di senso e una nemicalizzazione dell'altro. Incertezza e prevedibilità del futuro in tempi di crisi portano sempre più a significare le situazioni secondo i costrutti di forza, debolezza, vittoria, sconfitta, riducendo la nostra visione del mondo allo schema amico-nemico, puro-impuro. Preferiamo un po', come accade nel ritratto di Dorian Gray o nel dottor Jekyll, non integrare il nemico, l'ombra che è in noi. Ma se l'individuo non diventa cosciente del suo antagonismo interiore, il mondo allora dovrà rappresentare quel conflitto e dividersi in due, e molto più che due. Allora, noi psicanalisti chiamiamo questo proiezione paranoica. Io sento, scusate, dei fastidiosi rumori di sottofondo, non so se chi magari non interviene può portarsi. Comunque, vado avanti. Quello che la proiezione paranoica ci porta a fare è che, per semplificare i conflitti, ce li dobbiamo rappresentare come scontri tra avversari lontani, nemicalizzando l'altro. Allora, la clinica del sociale che propongo, che è urgente più che mai, la polis analisi, conduce a integrare l'ombra, il nemico interno, rendendo dialogabile ogni mostro, che è mostro e si carica di mostruosità perché noi lo releghiamo in un labirinto, come il Minotauro che è là dietro in una stampa antica, perché lo riteniamo frutto di vergogna.
Il vero paziente allora è il corpo sociale nel suo insieme, che sembra ammalato di depressione mascherata da accelerazione. Vi circola un virus che fa impazzire, il cui segno è proprio la perdita del senso comune e il subentrare del senso illogico del privato. Quello che io vedo in questa stanza quotidianamente passa dall'angosciosa esperienza del delirante alla monotona e vuota lamentela di perdita del depresso, dall'incombenza somatica dell'ipocondriaco alla ripetitività rabbiosa dell'ossessivo. Quello che prevale sempre è il privatus sul communis. Andiamo avanti, arriva la pandemia. L'idea che passa è quella che l'altro sia il portatore del contagio, che è quasi peggio dell'altro come nemico, perché l'angoscia del contagio sparpaglia l'oggetto temuto ovunque. Fino a prima della pandemia, l'individuazione di un nemico esterno a noi consentiva in qualche modo di rinsaldare l'identità di una massa, no? Perché? Perché in qualche modo canalizzavamo l'angoscia, tutti noi, in una difesa paranoica contro lo sporco. Il nemico per etnia, ceto sociale, ideologia. Oggi questo straniero si diffonde tra noi, penetra nei nostri corpi. Allora la massa si frantuma, passa l'idea della divisione dell'umanità in quelli immunizzati e quelli che no. E allora due sono gli effetti che si producono: un senso di essere più soli e inermi e una versione sovranista del razzismo. Bah, forse giorni da usare anche per riflettere su quelli che io chiamo le patologie civili, che possono essere xenofobie, fondamentalismo, sessismo, ecocidio, capitalismo parassitario, obesità tecnologica. Sono, dal mio punto di vista, tutte reazioni tese a cancellare l'ansia identitaria rispetto all'alterità, quella quota di inquietudine che ogni incontro con l'altro implica, no? Tese a cancellare l'angoscia rispetto alle complessità del vivere quotidiano. E allora tante paure, la paura di disintegrazione, di annientamento, la paura dell'altro diverso da noi, la paura di scoprirsi non così buoni, giusti e puri, e di dover fare i conti con l'ambivalenza, con il Mister Hyde che è in ciascuno di noi. I buoni lo pensano e i cattivi lo fanno, ricordiamoci. La paura del futuro vissuto come minaccia. Ma della paura è fatto ciò che nei libri di storia è chiamato il potere. Il potere allora è il vero opposto dell'amore. E allora cos'è che io propongo? Iniziare ad ascoltare quello che si cela sotto la paura per trasformarla in possibilità di contatto con se stesso e con l'altro. Ecco perché gran parte del lavoro per guarire quelle che io chiamo le patologie civili va indirizzato proprio alla riduzione della paranoia e anche allo sviluppo della capacità di rappresentarsi il futuro come un progetto comune. La vera crisi, badate bene, è la crisi della rappresentazione del futuro in chiave progettuale, perché questo comporta una perdita di senso e ogni patologia, in ultima analisi, ha la sua radice nella perdita del significato e nello smarrimento del proprio giusto posto. Ethos, etica, in antica Grecia voleva significare proprio il proprio giusto posto. Allora qual è la cura della polis analisi? La speranza come medicina. Ma speranza, nel suo significato etimologico dal sanscrito, vuol dire tendere a una meta. Non ha a che fare con i bei discorsi di solidarietà, la speranza. È un principio regolatore collettivo indirizzato a una pratica di lavoro su se stessi e con gli altri. Un lavoro che è primariamente psicologico e che parte da due domande. Che domanda io pongo all'altro con la mia storia? E che domanda mi pone l'altro con la sua storia? Se noi in ogni situazione, ma dico in ogni situazione, partissimo da questi due quesiti, se ci lasciassimo animare da questo, allora la polis analisi intende curare le patologie civili tessendo insieme proprio le rappresentazioni diverse, le narrazioni diverse, perché nell'incontro con l'altro due o più descrizioni di una stessa situazione si incontrano. Allora noi dobbiamo tessere queste diverse narrazioni per ampliare le nostre risorse di significato, quello che io chiamo il capitale semiotico. Così ridurremo la quota di inquietudine, la proiezione paranoica, la fuga maniacale. Perché le diverse narrazioni pensate insieme, condivise, portano a una revisione di ogni situazione conflittuale o problematica in chiave più immaginativa e intelligente, per integrare gli opposti con un arricchimento di tutte le parti in causa.
Ed è un percorso, non c'è tempo per raccontarlo, lo trovate se vi piace in Polis Analisi, una clinica del sociale, che si articola sempre dal micro sociale al macro sociale, fino ai problemi tra nazioni come in una famiglia, in tre fasi. La prima è il vivere la condizione di vittima, poi la necessaria vendetta sacrosanta, poi arriva il perdono, solo dopo arriva il perdono. Vedete, per far questo occorre che noi combattiamo quell'atteggiamento che sostituisce le esperienze multiformi e i punti di vista complessi con uno solo. Gli errori da affrontare allora non sono solo gli errori di ignoranza e il dogmatismo, ma l'errore di un pensiero parziale, l'errore del pensiero binario che vede o, incapace di combinare e, come dovrebbe essere, l'errore del pensiero riduttivo, del pensiero disgiuntivo, entrambi ciechi a ogni complessità. Ecco, allora dobbiamo ampliare le nostre risorse di significato. Se faremo questo, rigenereremo il capitale sociale che è costituito dai beni relazionali, che sono reciprocità, cooperazione e fiducia. Quei beni che proprio gli economisti dicono solo da quello può ripartire l'economia. Oh, a proposito di economia. Economia come ecologia ha una radice comune, oikos, dell'antica Grecia, che vuol dire casa. Il primo è regola della casa. Secondo indica discorso sulla casa e allora dobbiamo operare una ridisegnazione delle regole della casa comune, dei pensieri sulla casa comune. Io personalmente ho trovato che c'è un unico posto in cui questo possiamo farlo, che è la scuola. L'ho provato a fare nelle aziende, nelle organizzazioni lavorative, nelle istituzioni, la scuola. Ecco perché la clinica del sociale noi la operiamo soprattutto nelle classi scolastiche, per classi scolastiche intendo dall'infanzia all'università. Ivi compresi i docenti, ivi compresi i genitori, ivi compresi i dirigenti. Per docenti intendo anche i docenti universitari, i miei colleghi. Allora vedete che questo si può fare se noi partiamo da il primo passo è la simpatia. Simpatia vuol dire sentire quello che sente l'altro e come lo sente l'altro. In questa stanza sperimento una cosa straordinaria ogni giorno nella clinica quotidiana. Quando una persona sente, capisce di essere sentita profondamente, i suoi occhi quasi si riempiono di lacrime. Io credo che in una maniera molto verosimile pianga di gioia dentro di sé. È come se dicesse grazie a Dio qualcuno ascoltandomi sente quello che vuol dire essere me, sentire quello che vuol dire essere l'altro. Vedete, scriveva Jung, vedendo l'altro da fuori, riteniamo di scorgerlo nelle opinioni e azioni del prossimo che ci pugnano. Lì l'altro lo combattiamo, essendo del tutto accecati. Viceversa, accettando l'altro, venendogli incontro, scopriremo che è presente anche in noi. E allora forse non lotteremo più, ma guarderemo dentro di noi e taceremo. Mi avvio verso la conclusione. Vi faccio un paio di esercizi. La prima è il discorso della finestra. Se io guardo fuori dalla finestra, dalla mia finestra non vedo quello che vedi tu, ma ti sento mentre mi dici che oltre a quello che vedo io c'è altro. E allora ricomponiamo la bellezza come una coralità di covisione, di copensiero. La nostra azione di clinica del sociale avviene dentro le classi scolastiche perché solo lì troviamo tutti gli attori in causa di una comunità educante diffusa. Cosa facciamo? Facciamo dinamiche di gruppo, non c'è tempo per raccontarlo. Lo psicodramma, i gruppi Balint, il dilemma del prigioniero, il gioco della torre, cose che facciamo anche con i poliziotti dell'aeroporto di Fiumicino, con i diplomatici della Farnesina, intendiamoci, in un ospedale. Ma nelle classi è un'altra cosa. Educhiamo anche al social business, a proposito. Ho sentito parlare anche di economia sostenibile per un'economia di tipo win-win, no? E questo però ha a che fare con una scuola diversa da come quella che si sta portando avanti, una scuola in cui tornano i limiti come le divinità, così come lo erano nell'antica Roma. I limiti sono fortificazioni interne, argini contro vanità e tracotanza, soglie di attraversamento, strade da percorrere. Altrimenti io vedo patologie incredibili per la sindrome del piccolo imperatore con cui gran parte dei nostri ragazzi e ragazze sono stati cresciuti. Penso a una scuola dove gli insegnanti e gli allievi si mettono in ascolto della relazione per crescere insieme. Nei corsi e nei master che faccio per gli insegnanti cerco di far notare come il processo di apprendimento e insegnamento debba essere anzitutto un tempo per pensare i pensieri all'interno di una relazione che è prima di tutto emotivo affettiva. L'apprendimento avviene per via erotica,
Ecco perché un educatore vero, un insegnante, deve tendere anzitutto a riaccendere desiderio e speranza, non a rimbottire le teste di un cibo che entra nella mente ma che non diventa mente, ma rimane cibo indigesto. E allora in questo senso la scuola dovrebbe educare a non perseguire la perfezione, perché la perfezione è la fonte di ogni nevrosi individuale e collettiva, ma a gustare la bellezza dell'imperfezione, dell'incompiutezza, educando a integrare ogni aspetto della propria ombra, facilitando a ciascuno la scoperta di essere brutto anatroccolo e principe azzurro insieme, fata e strega insieme. Educare vuol dire ti conduco fuori da te, per andare verso l'altro, per incrociare lo sguardo dell'altro, e lo sguardo dell'altro che ci porta a far società. E in questa maniera la scuola ci può convertire tutti, ripeto, tutti gli attori, genitori, dirigenti, personale scolastico, insegnanti, allievi, convertire nel senso etimologico indicato dal mito della caverna di Platone, per farci finire a testa in giù, come l'appeso dei tarocchi, così da vedere e sentire diversamente il mondo e noi stessi nel mondo, per come va visto, come cittadini di un'unica terra patria, direbbe Morin, legati da una comunanza di destino, cittadini consapevoli. Vedete, prima ho parlato di un riduzionismo negativo, c'è un riduzionismo positivo, è la riduzione al cuore, un atteggiamento che ci alleggerisce di particolari inutili, che dalla periferia ci conduce al centro, dal superfluo all'ispirazione originaria. Perché nevrotico è l'uomo che ha perso l'amor fati, colui che ha fallito la sua vocazione, mancando di realizzare il significato della vita. La cura per ciascuno di noi è vivere un senso della vita come scoperta dei propri doni e vivere come scopo della vita la messa in comune di questi doni, nella certezza che si moltiplicheranno per distribuzione, proprio come accade nel racconto dei pani e dei pesci, che poi è il titolo di un convegno a cui fin d'ora vi invito, è il 15° convegno dell'Associazione di Psicoanalisi della Relazione Educativa che si occupa di temi di emergenza sociale alla Camera dei Deputati il 25 settembre, che si chiamerà proprio i pani e i pesci. Ma per far questo, e concludo, il primo passo è rispettarsi. Io sono fissato con l'etimologia delle parole. Rispetto vuol dire guardo di nuovo, riguardarsi da un altro punto di vista per riconoscersi. Ma non possiamo vedere noi stessi da soli, lo possiamo fare solo attraverso uno specchio. Cosicché dovremmo rivolgerci gli uni agli altri dicendoci tu sei il mio specchio e io sono il tuo. E per far questo vi lascio con un esercizio in forma poetica, ricordo che poesia vuol dire fattività, poiesis, pratica, no? Sono delle parole di Morin, uno psicologo. Un incontro tra due, occhi negli occhi, volto nel volto. E quando tu sarai vicino, io prenderò i tuoi occhi e li metterò al posto dei miei. E tu prenderai i miei occhi e li metterai al posto dei tuoi. Così io ti guarderò con i tuoi occhi e tu mi guarderai con i miei. Grazie. Dunque, volevo ringraziare il Gran Maestro per averci consentito di fare questo dibattito e soprattutto consentirci di portare anche il nostro contributo alla tematica. Già con il discorso degli antichi doveri abbiamo ritrovato una sorgente che ha la libera volontaria nella propria storia. Voi pensate a queste frasi di creare un ambiente dove era possibile riunirsi dopo le guerre tra nazioni per motivi religiosi che c'erano stati nei decenni e nel secolo precedente. Dunque una situazione avanzata e che noi abbiamo sempre pronto per poter utilizzare, però abbiamo anche delle altre risorse, praticamente, perché ci sono dei fratelli che hanno svolto un'azione di preparazione e di incontro. Ci sono esploratori che hanno scritto il dizionario tra due lingue che non si capivano. Dunque, come per esempio Costantino Beltrami, quel personaggio che esule dall'Italia per le battaglie risorgimentali,
va in America per cercare di trovare le sorgenti del Mississippi e praticamente esplora solo dei territori sconosciuti e stabilisce un dialogo con una realtà. E questa realtà praticamente è costituita dal vocabolario che è tuttora in uso. Dunque, per una minorità che tende ad esplorare non solo la natura, ma se stesso, e incontra l'altra umanità con lo spirito dell'arricchimento e dell'allargamento di se stesso e dei propri valori. Grazie. Prego il Gran Maestro di darci le sue conclusioni e la sua opinione sugli argomenti che abbiamo trattato. Grazie Dino. Oggi dovevamo essere a Rimini. Dovevamo essere a Rimini per celebrare la Gran Loggia del Grande Oriente d'Italia, per presentare il libro di Marco Politi e sviluppare il confronto che siamo stati costretti a svilupparlo attraverso la televisione, attraverso questo mezzo che ci ha invaso. Però non siamo ottimisti, siamo fiduciosi e torneremo a rivedere le stelle. Proprio il messaggio di Dante ci dà conforto, ci dà sostegno in questo periodo così complesso per la vita dell'umanità. Complesso perché c'è l'emergenza sanitaria. L'emergenza sanitaria, le vittime, tanti morti che ogni giorno vengono registrati, portano con sé l'emergenza economica, ne abbiamo parlato. L'emergenza economica che già sta facendo scoppiare un'altra variante, che potrebbe essere addirittura più pericolosa della variante sudafricana, della variante inglese, brasiliana, che è la variante rabbia. Già in questi giorni in Italia si registrano episodi molto significativi da questo punto di vista. Ma c'è anche un'altra emergenza che viene forse un po' sottovalutata, è l'emergenza spirituale, l'emergenza relazionale, per questo senso di insicurezza e di precarietà che la pandemia porta nella vita di ciascuno di noi. C'è l'incertezza sui vaccini, ogni giorno siamo alle prese con i numeri dei possibili vaccinati, le categorie che si possono vaccinare, quelle che non si possono vaccinare, con gli scienziati che forse dimenticano un fatto fondamentale, che la scienza non è una scienza esatta. La scienza è ricerca, quindi quello che può essere valido oggi può darsi che non sia valido domani. Una scoperta di oggi sarà superata domani. E se si parla molto giustamente dei ristori economici, dei sostegni economici che sono indispensabili e che un po' arrivano ad ascoltare appunto gli imprenditori, le categorie, però ci sono degli aspetti della vita che non possono avere dei ristori, che sono appunto ristori relazionali. Noi del Grande Oriente d'Italia, in questa fase, ad esempio, sentiamo la mancanza dei ristori relazionali che nascono nel lavoro rituale nelle nostre logge. Il rito, il rituale è il segno identitario di qualsiasi comunità, di un gruppo, non è una rappresentazione teatrale il rito che svolgiamo, è proprio la partecipazione al rito rende più forte il senso di appartenenza ad un gruppo, la militanza in un gruppo. La militanza è una parola un po' desueta, andava di moda in un trentennio dagli anni 60 agli anni 80, si parlava molto di militanza, oggi non se ne parla più, parliamo di senso dell'appartenenza. E noi come
comunione, come comunità di persone, di fratelli, che si chiama Grande Oriente d'Italia, nel 2020 abbiamo voluto svolgere in tutti i modi, con coraggio, con determinazione, la Gran Loggia, l'incontro annuale dei fratelli del Grande Oriente d'Italia. Centinaia, centinaia, centinaia di persone si sono, i fratelli si sono ritrovate a Rimini, hanno fatto i lavori rituali in sicurezza, con le mascherine, con il gel, con le distanze, con la misura della temperatura all'ingresso. Non c'è stato alcun problema, non ci sono state conseguenze. Abbiamo lavorato in sicurezza, perché con il virus dobbiamo convivere. Quando piove e vogliamo uscire, ci mettiamo impermeabile, prendiamo l'ombrello e ci ripariamo. Oggi l'ombrello, l'impermeabile, che cosa sono? Sono i vaccini, sono le mascherine, sono le distanze. E così fiduciosi faremo anche quest'anno, nel 2021, la Gran Loggia, questo appuntamento annuale. Lo faremo il primo e il 2 ottobre e lo faremo per dare una dimostrazione al mondo che c'è bisogno delle associazioni, c'è bisogno delle formazioni sociali. Il Grande Oriente d'Italia è un'associazione, è una formazione sociale che favorisce le relazioni tra le persone. È sancita questa necessità delle formazioni sociali anche nella Costituzione della Repubblica Italiana. Noi vogliamo dare con la nostra Gran Loggia, con la nostra ripresa dei lavori rituali che avverrà prima possibile, appena le regole, le leggi, vari DPCM, decreti che saranno emanati dalle autorità pubbliche ce lo consentiranno, noi vogliamo tornare nei nostri templi per svolgere il nostro lavoro rituale, per guardarci negli occhi, come diceva il dottor Filippo Pergola, i miei occhi spostati al posto dei tuoi, i tuoi spostati nei miei, in modo che ci possiamo guardare, ci possiamo stringere la mano, possiamo dialogare, possiamo apprendere, stando composti nel Tempio, lezioni di educazione civica, e possiamo darle lezioni di educazione civica, perché dobbiamo rispettare il pensiero dell'altro, dobbiamo ascoltare l'altro. E questo nel Tempio avviene, così come avviene ogni anno nel nostro Tempio. Forse siamo gli unici che ogni anno, in un periodo stabilito, votiamo per gli organi direttivi di ogni loggia, per il maestro venerabile di ogni loggia. Non ci sono tante associazioni che rispettano le regole come noi. Ad esempio l'Ordine Nazionale dei Giornalisti, caro Marco, che rinvia le elezioni da un semestre all'altro. Noi no, noi siamo precisi. Ma a questo punto, ritornando al pensiero espresso nel libro, la domanda che viene posta nel libro di Marco Politi: che mondo ci aspetta? Professor De Masi ha detto: i buoni diventeranno più buoni, i cattivi diventeranno più cattivi. Io spero che tutti possiamo un po' migliorarci, possiamo apprendere qualcosa da questa esperienza drammatica che stiamo vivendo. Abbiamo imparato parole nuove, abbiamo imparato questa parola lockdown, abbiamo imparato la parola resilienza. Speriamo di aver imparato anche comportamenti nuovi. Ad esempio, speriamo di aver imparato l'arte della pazienza, che non vuol dire stare fermi, non vuol dire non agire, vuol dire stare in fila, vuol dire comprendere l'amico, il collega di lavoro che ha qualche problema con le tecnologie e che dobbiamo aiutarlo. Questo è quello che speriamo di aver imparato. Voglio dare uno sguardo positivo, concludendo questo incontro, uno sguardo positivo sul futuro, e ci viene in soccorso una stella del reggae,
Bob Marley, che diceva che oggi è il giorno che ti faceva paura ieri. Bisogna essere ottimisti. Ho cominciato con Dante, che ci ha detto che andiamo a rivedere le stelle, e finisco con Bob Marley. Forse sono più vicini di quanto noi pensiamo. Grazie a tutti per la vostra partecipazione, grazie professoressa Marinella Perrone, al professor Domenico De Basi, a Marco Politi, al dottor Filippo Pergola e a Dino Fioravanti ed Achille Brugnini che hanno organizzato questo incontro, alla regia tecnica di Massimiliano Visani. Grazie davvero a tutti e a presto, rivederci. Grazie. Arrivederci, grazie. Arrivederci a tutti, grazie. Arrivederci. Buona serata. Grazie. Buona serata. Grazie.